Apriamo con lo sport e precisamente con il volley a 2 settimane di distanza dalla vittoria casalinga in 3-set sui emiliani nel terzo turno di Superlega. La Cucine Lube Civitanova incontra di nuovo la Valsa Group Modena dall'altra parte della rete nella semifinale della Del Monte Supercoppa, questa volta in campo neutro in palio nella gara unica di questa sera, lunedì 31 ottobre a Cagliari, il pass per la finalissima di un trofeo conquistato per l'ultima volta dalla Lube nel 2014. E ancora volley, ritorno in campo per la Med Macerata e ritorno alla vittoria dopo la sosta obbligata della gara contro Parma. I biancorossi hanno dimostrato tutta la voglia di tornare a giocare, a fare punti, confezionando un'ottima prestazione contro Brugherio, una buona squadra con tanti ragazzi giovani e di qualità. E lasciamo il volley per parlare di calcio, perché l'area canatese ci ha preso gusto. Seconda vittoria consecutiva per la squadra leopardiana che milita in Serie C e che ha espugnato Alessandria per 1-0. 3 punti d'oro ai fini della classifica, un balzo in avanti che proietta i giallorossi fuori dalla zona play-out, a quota 11 punti e a più 2 dalla Fermana. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, i ragazzi di Pagliari hanno trovato l'imbucata fortunata su un errore dei locali e galvanizzati hanno poi dominato tutta la ripresa. Non è invece andata bene al Tolentino, che ha subito una nuova sconfitta. Vediamo. Allora mister, un primo tempo di controllo, poi nel secondo tempo è venuta fuori la sua squadra. Sì, diciamo il primo tempo abbiamo fatto un po' sotto ritmo e non abbiamo fatto una grandissima partita. E nel secondo tempo l'abbiamo sbloccata e questo ci ha aiutato un po' a gestire meglio poi gli spazi in mezzo al campo. E abbiamo trovato in ripartenza poi l'opportunità di raddoppiare e di chiudere la partita. Diciamo che è stata una partita dura, su un campo difficile, storicamente questo è un campo molto difficile. Sapevamo che Tolentino veniva da un periodo non semplice e quindi aveva grande voglia di riscatto qui in casa. E sì, abbiamo fatto una buona partita, ripeto, forse potevamo fare meglio nel primo tempo, ma ci prendiamo questi punti che sono importanti e ci danno continuità con la bella partita che avevamo fatto domenica col Pineto. Ma noi siamo una squadra completamente nuova, quindi abbiamo bisogno di un po' di tempo. Abbiamo faticato in alcuni momenti di questo inizio campionato, piano piano stiamo prendendo una forma, un'identità, e su questa dobbiamo continuare a lavorare. Sono punti importanti che ci tengono in una posizione di classifica che ci consente ancora di guardare in avanti, e quindi siamo felici del risultato. Allora mister, tanta buona volontà che però non è bastato per invertire la rotta. No, non è bastato. Mi dispiace, perché oggi la prestazione, l'impegno, i ragazzi ci tenevamo, avere una risposta positiva. A mio avviso c'è stata, nel campo c'è stata, non è bastato. Paghiamo degli errori che adesso non ci possiamo permettere. Però ragazzi, è un periodo brutto, ma noi abbiamo solo la possibilità di lavorare, come hanno fatto questa settimana, perché dispiace tantissimo vedere questi ragazzi che si danno l'anima e poi non raccogliamo. Ma possiamo solo quello, lavorare. Oggi mister, la coperta sostanzialmente era abbastanza corta, 2 infortunati e 2 squalificati. Ci sarà dalla settimana prossima anche questa l'opportunità di poter contare su questi indisponibili? L'hai detto tu, però io devo vedere quello che è successo in campo. I ragazzi, nonostante la coperta corta, hanno messo tutto. Mi rode, sono avvelenato, perché non possiamo regalare certe partite, assolutamente. È un momento bruttissimo, ma che ci deve far crescere, e non ci possiamo permettere cali di attenzione del genere. Poi ovviamente con la coperta un po' più lunga magari ci saranno possibilità magari di cambiare qualcosa.
dal calcio al basket, la Rutten San Severino di coach Sparapassi ha sbancato 65 a 50 il parquet di Porto Sant'Elpidio, sempre avaro di soddisfazioni per i biancorossi. Ha così centrato il terzo successo in 4 gare, tallonando ora in tandem con il Montegranaro le leader Pedaso e Macerata. Quest'ultima sarà anche la prossima avversaria della Rutten. Dal basket passiamo ai motori per l'esposizione di vetture e moto d'epoca che è andata in scena nella centrale piazza dell'Unità d'Italia a Montecassiano e che ha fatto da cornice a una singolare iniziativa del KM Ludovico Scarfiotti, che ha deciso di consegnare con una pubblica cerimonia le targhe oro che l'ASI ha assegnato quest'anno ai soci del KM possessori di auto e moto d'epoca restaurate o conservate secondo le caratteristiche originali del periodo di produzione. Presso l'Auditorium San Marco, alla presenza dell'assessore allo sport e alle politiche giovanili Paolo Spernanzoni, il presidente Carlo Rosi e lo staff del CAEM hanno voluto mettere in evidenza il significato di una passione che ha anche risvolti culturali, come la conservazione del patrimonio motoristico che ha accompagnato tante generazioni e ha contribuito all'interessante evoluzione tecnica di design e di costume. Dai motori passiamo al ciclismo, perché quasi 200 assi dei pedali e tra di essi anche 40 giovanissimi iscritti alla non competitiva del gioco ciclismo WIP hanno preso parte alla 10ª edizione del trofeo Cobo Pavoni di ciclocross, che domenica si è corso sul nuovissimo tracciato di via Varsavia, uno sterrato di circa 2,5 km tra dossi e tornanti, una piccola lingua d'asfalto di un centinaio di metri, il tutto a San Severino Marche. Alle premiazioni finali sono intervenuti anche il sindaco di San Severino Rosa Piermattei e l'assessore comunale allo sport Paolo Paoloni. E con il ciclismo a San Severino si chiude anche il nostro Sport News. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.